notte chiudiamo cinematografo, poi la notte di Rai 1 continua ovviamente, con un musicista, Espedito De Marino, perché tutti noi sappiamo quanto è importante la musica, le cosiddette colonne sonore, per quanto riguarda il cinema, per quanto riguarda le pellicole, i film. Intanto, Espedito, qual è il suo rapporto con il cinema? Buonasera, è un rapporto ovviamente di piena condivisione. Tra l'altro io sono convinto che un bel film, se non ha una buona musica, non è un bel film, è una buona musica sotto un film. Se non ha un grande film, non è una buona musica. Sono un appassionato. Qual è il film della sua vita? Ma io sono legato, ho avuto la fortuna, come lei ricorderà, ad essere stato con Roberto Murolo 16 anni, dall'87 al 2003. E il film è Totò Peppini ama la femmina, perché Roberto, anche più volte al giorno, mi raccontava dell'aneddoto di quando Totò andò a casa sua a Napoli, a Vomero, a Via Cimarosa, e gli chiese di poter mettere come leitmotiv, come colonna sonora nel 56, Uciucciariello, scritto da Murolo e da Oliviero. E lui, si inumidivano gli occhi quando ricordava questo aneddoto. Io lo rivedo almeno una volta, due volte a settimana. Lei ha mai scritto musica per qualche film, per qualche colonna sonora? Colonna sonora sì, anche didattica, anche scolastica, come Impescutabile, e come anche qualche film di qualche anno fa registrato in Campania, e anche del TG2 Dossier, che faceva le puntate dedicate a una serie di iniziative. Io, Tarantella a Napoli per esempio, è una delle mie composizioni che ha avuto anche un discreto successo. Ecco, Espedito De Marino, come nasce la sua musica? Quando nasce? Perché nasce? Ma nasce anzitutto da un fatto di passione da giovane. Io poi mi sono diplomato al conservatorio, ma poi ho avuto questa grande fortuna di collaborare con i più grandi della musica. Ho avuto la fortuna di essere a fianco di Rostropovich nell'87 nel suo tour italiano, come poi di accompagnare Roberto Murolo, ma anche Nunzio Galla, Aurelio Fierro, di essere a Roma con Lenny Kravitz e Ramazzotti, piuttosto che essere accanto a grandi personaggi della musica. Vengo dalla musica classica, ma poi dal 1987 mi sono dedicato particolarmente alla grande canzone napoletana, che ancora oggi vivo in maniera indelebile. Scafiotti, prima non abbiamo parlato della musica di Ognuno è Perfetto. Che musica è? Chi l'ha scritta? E quanto è importante, come dicevamo con il nostro musicista da Napoli, la musica per anche il successo di un film di...